benvenuti alla seconda giornata di Cosmo Prof Bologna. Sono Silvia Fossati, sono il direttore di Estate Italy. Siamo su Al Fox Channel e siamo in compagnia di Flavio Peralda, presidente di Nova Vision Group. Benvenuto Flavio e grazie del tuo tempo. Figurati. Al di là delle singole tecnologie che Nova Aesthetic presenta, nuove e consolidate, qui al padiglione 14, allo stand A12B13, oggi con il dottor Peralda vogliamo parlare di una soluzione estetica completa. Sì, allora, si chiama Leaf Shape, è una radiofrequenza quadripolare dinamica, nel senso che qui è un nostro brevetto internazionale, è una radiofrequenza che ha la capacità di erogare una alta potenza senza bruciature, scottature come può fare la monopolare e la bipolare. L'abbiamo applicata anche nel settore medico con degli ottimi risultati. Questa è una macchina praticamente dove un estetista può iniziare con il viso e poi col passare del tempo può acquistare altri manipoli fino ad arrivare alla riduzione dell'adipe, agire su cellulite, agire su smagliature, rimodellazione del corpo. Quindi è una macchina, una stazione estetica che si può combinare come uno vuole, partire con un manipolo fino ad arrivare a 4-5, fino ad arrivare addirittura alla frazionata, quindi radiofrequenza frazionata che secondo noi è più efficiente del laser. Bene. Quindi questa è la novità che noi abbiamo portato quest'anno. Io so che date una mano alle estetiste anche dal punto di vista imprenditoriale, insomma, ed accesso anche a quelli che sono gli strumenti di finanziamento per la propria attività. Allora, i nostri politici, gli economisti dicono che l'ordine di scuderia di aprire il credito alle piccole e medie aziende, imprese, agli artigiani, ma questo non è assolutamente vero, almeno è solita storia, se tu non hai bisogno ti riempiono di soldi, se tu hai bisogno non ti danno niente. Le nuove aperture che hai problema grosso, quindi vuol dire creare nuovi posti di lavoro, creare nuovi business, sono le più danneggiate, perché se un estetista deve acquistare delle tecnologie e degli arredamenti, chiede leasing, non gli viene concesso perché è una nuova apertura. Già questo settore è visto dalle banche come settore ad alto rischio, figuriamoci una nuova apertura. Noi abbiamo fatto un grosso sforzo per le nuove aperture, solo per le nuove aperture, eroghiamo finanziamenti fino a 24 mesi a interessi zero alle nuove aperture. Quindi ci facciamo questo sforzo per dare la possibilità a delle giovani estetiste di diventare delle piccole imprenditrici. Chiaramente questo finanziamento viene erogato con un minimo di sicurezza e garanzia da parte del papà, del fratello, del fidanzato, dell'amante. Okay. Può succedere anche questo. Però diciamo ci prendiamo questo rischio perché crediamo molto in queste iniziative e non ci limitiamo solo a fornire la tecnologia, ma diamo tutto il marketing e diamo tutto quello che può servire all'estetista inesperta nella manualità e nella professione, ma inesperta magari nel marketing. Quindi diamo tutto questo supporto. Condivido assolutamente che se possiamo trovare un difetto al nostro settore storicamente è stata proprio la mancanza di imprenditorialità e di strumenti manageriali per condurre efficacemente la propria azienda. Io ringrazio Flavio Peralda, grazie a te. Ringrazio Nova Aesthetic e Nova Vision Group e buon lavoro. Buon Cosmo Prof.